Ora passiamo ai vaccini con dei documenti inediti provenienti da EMA-Leaks, una fuga di notizie che testimonia il braccio di ferro tra governi, EMA, l'agenzia del farmaco e le case farmaceutiche per l'approvazione del vaccino. I nostri Emanuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale sono andati il 27 dicembre al Vaccine Day. Chi prende il vaccino potrà continuare volendo a diffondere. Al momento non abbiamo dati certi. Io mi auguro che prevenga anche l'infezione e quindi possa anche ridurre in qualche modo la trasmissione del virus. Ai pazienti che si fanno vaccinare viene consegnato un consenso informato. È questo. Al punto 4 è scritto: il vaccino non può essere somministrato alle donne in gravidanza e in fase di allattamento. Eppure, secondo l'AIFA, l'agenzia del farmaco italiana, a farlo non ci sarebbe alcun problema. La gravidanza e l'allattamento è chiaramente specificato che il vaccino può essere somministrato perché i benefici potenziali possono superare i rischi. Come si spiega questa contraddizione? Io credo che questa sia una delle cose che andrebbero chiarite. Io credo che le donne in gravidanza debbano rientrare tra le potenziali candidate. Il consenso che avete firmato voi da dove vi proviene? L'avete scritto voi? Consenso credo che venga dal ministero. Poi c'è la terza posizione, quella dell'OMS. Il vaccino Pfizer in caso di gravidanza va dato solo alle donne a maggior rischio, come le operatrici sanitarie. Nei trial non ci sono dati sufficienti e così Pfizer, nel suo foglietto illustrativo, lo sconsiglia. Questo è il modulo di consenso informato che ho visto nel Vaccine Day. È stato cambiato prontamente dopo che sia sul sito AIFA che l'Agenzia Europea hanno ribadito che non è una controindicazione. L'OMS però raccomanda di non usare il vaccino nelle donne incinta. Mi sembra una posizione diversa o non capisco io? AIFA dice esattamente la stessa cosa dell'OMS, la vaccinazione con i vaccini a RNA non è una controindicazione. Noi quando andremo alle vaccinazioni di massa, io penso che le vaccineremo tutte a copertura, anche quelle che non sono operatori sanitari. Altra questione che non è risolta riguarda i minori. Il vaccino di Moderna può essere somministrato solo dai 18 anni in su, quello di Pfizer già dai 16. Su questo, all'interno dell'FDA, l'agenzia che ha approvato il vaccino negli Stati Uniti, non tutti erano d'accordo. Mi sono astenuto perché nei trial c'erano solo 80 ragazzi fra i 16 e i 18 anni che hanno ricevuto il vaccino. Non sentivo ci fossero dati sufficienti per giustificare la somministrazione a milioni di ragazzi. Pfizer ha annunciato di aver iniziato solo adesso i test sugli adolescenti. È una questione fondamentale, a quanto ci dice un altro membro dell'FDA. Io sono una pediatra e posso dire che i bambini non sembrano molto colpiti dalla malattia, ma sono decisamente coinvolti nella trasmissione del virus. Per raggiungere l'immunità di massa, di cui tutti parlano, bisogna vaccinare il 70-75% della popolazione. Considerando che i bambini sono circa il 30%, se li lasciamo fuori bisognerebbe vaccinare l'intera popolazione adulta, cosa che è impossibile. È un problema anche per la riapertura delle scuole. In tutto il mondo l'istruzione ha sofferto un duro colpo, perché non si sa come contenere la diffusione del virus nelle scuole. È fondamentale raccogliere dati sufficienti per vaccinare anche i bambini. Proprio la diffusione del contagio favorisce le mutazioni del virus. L'ultima è quella francese, che si aggiunge alle varianti sudafricana, brasiliana e del Regno Unito, che ha un alto grado di mortalità, ha ammesso Boris Johnson pochi giorni fa. Il fatto che il vaccino non produca immunità e che quindi il virus possa continuare a girare può aumentare la possibilità di mutazione? Sì, perché il virus potrebbe continuare a circolare. L'epidemia è iniziata con un virus che noi chiamiamo variante di Wuhan. Questo virus è stato soppiantato completamente da un'altra variante che aveva un R0 leggermente più elevato. La variante inglese sembra avere un R0 più elevato e questa è la ragione perché ha soppiantato
la variante originale. Il virus può mutare e in qualche modo eludere la capacità del vaccino di neutralizzarlo. Però più noi diminuiamo la probabilità di contatto e meno il virus muta. Bisognerebbe fare un bel lockdown di 4-6 settimane per abbattere la trasmissione e vaccinare tutti prima possibile. Perché anche nel caso in cui emergesse una mutazione resistente al vaccino, non sarebbe in grado di diffondersi. Per fortuna i vaccini sembrano fare effetto su queste varianti. C'è ancora da testare quella brasiliana e quella sudafricana, ma la sensazione è questa. E poi non è detto che la variante sia necessariamente peggiorativa. Tornando al fatto invece del problema del contagio tra chi si è vaccinato, se mancano i dati anche tra i bambini, come hanno detto coloro che quel vaccino lo hanno approvato, i membri dell'FDA, un perché c'è. Allora, andando a guardare dentro i dati, Pfizer il vaccino l'ha testato su 40.000 persone, la metà ha usato per la metà il placebo. Ora, su 20.000 effettivamente vaccinati non sappiamo quanti sono stati effettivamente contagiati, sappiamo però che hanno contratto il Covid solo 8 persone, quello sintomatico, mentre invece tra i restanti 20.000 a cui è stato iniettato il placebo ci sono stati 162 casi di Covid con sintomi, mentre per il caso del vaccino Moderna su 30.000 testati, anche qua la metà sono stati testati con il placebo, si sono registrati su 15.000 effettivamente vaccinati solo 5 casi che hanno contratto il virus. Anche qui non sappiamo in quanti si sono contagiati di quelli vaccinati, mentre quelli che sono stati trattati con il placebo in 90 hanno contratto il virus con sintomi. Questo che significa? Significa che i vaccini sono sicuri, affidabili, non hanno importanti reazioni avverse, almeno per quello che sappiamo in questo momento. Ma come sono stati fatti i trial? È stata probabilmente un'occasione persa. Ora, noi siamo andati a vedere come li ha condotti l'unico paese europeo autorizzato a collaborare con gli studi. Benvenuti, sono Lars Pollmeier. Questo è il mio studio di medicina di base, ma facciamo anche ricerca clinica per il vaccino Pfizer-BioNTech. Prego, mi segua. Qui c'è il vaccino, conservato a meno 70. Devo chiudere velocemente perché la temperatura cala. La catena del freddo deve essere preservata. Ora mi scusi, devo andare nello studio. È un sabato pomeriggio, ma il dottor Pollmeier continua a ricevere i volontari del trial. Lei a inizio dicembre ha avuto un forte mal di gola e oggi c'è la visita di controllo. Quando è passato il mal di gola? 5 giorni dopo. Poi lei mi ha fatto il tampone e dopo un paio di giorni mi è arrivato l'esito negativo. Ok, inserisco nel sistema i suoi dati che saranno disponibili a livello mondiale per tutti coloro che lavorano a questo studio. Allora possiamo andare in laboratorio. Certo che la vostra salute la controllano spesso. Chissà quanti tamponi ha fatto durante i trial. No, solo un'altra volta, il giorno prima dell'iniezione. Anche Reinhard Smith, 60 anni, paziente del dottor Pollmeier, è un volontario del trial Pfizer-BioNTech. Dopo aver fatto l'iniezione, lei ha fatto dei tamponi? Prima della puntura mi è stato fatto un tampone, ma non conosco il risultato. Poi nient'altro. Scusi, dottore, ma ai volontari viene fatto il tampone solo se hanno dei sintomi? I pazienti hanno ricevuto l'indicazione di contattarci solo qualora si presentasse un sintomo di Covid-19. Non viene fatto un tampone di routine, quindi non possiamo stabilire se le persone vaccinate trasmettano o meno il virus, pur senza ammalarsi. Come mai non si è fatta un'analisi di questo tipo, che pure è importante all'interno di una pandemia? Questa domanda la deve rivolgere a Pfizer, che ha dettato i parametri di questo studio. E lo stesso è accaduto nei trial per il vaccino Moderna. La sperimentazione si è svolta negli USA,
Lei è Lindy Washburn, volontaria del New Jersey. Mi hanno fatto la prima dose a settembre ed ero convinta di aver ricevuto il placebo. Poi ho ricevuto la seconda. Mi sentivo stanca. La sera ho misurato la temperatura e avevo quasi 38. E a quel punto le hanno fatto il tampone? No, perché poteva essere la reazione al vaccino. Dopo la seconda dose mi avevano detto che avrei potuto avere dei sintomi e che non c'era nulla di cui preoccuparsi. Nei trial succede l'esatto opposto di quanto accade nella vita reale, dove le persone vengono costantemente testate. Peter Doshi, professore all'Università del Maryland, è uno tra i massimi esperti mondiali di trial clinici. Ha studiato quelli dei vaccini Pfizer e Moderna e su questi ha sollevato quesiti importanti come quello sugli asintomatici, che non sono inclusi tra i casi su cui è stata calcolata l'efficacia. I vaccini hanno il 95% di efficacia, ma questo si riferisce a un aspetto molto specifico. È la riduzione dei casi sintomatici che hanno avuto un tampone positivo. Non è una riduzione del 95% delle infezioni. I test non sono stati concepiti per rilevare questo. Cioè, i vaccinati sono immuni dalla malattia, ma potrebbero essere portatori di virus e a loro volta trasmetterlo. Se la situazione è questa, vuol dire che il virus potrebbe anche circolare in presenza del vaccino, certo. Continuerebbe a girare? Potrebbe. Non lo sa nessuno questo ancora, però bisogna essere onesti. Quindi, se fosse così, noi con una vaccinazione anche molto ampia non produrremmo l'effetto di eradicare il virus, di farlo sparire. Ma guardi, l'eradicazione del virus è un obiettivo molto ambizioso e che finora è stato raggiunto soltanto con quello del vaiolo. Se mi dice è automatico che vaccinati tutti c'è l'immunità di gregge e non circolerà più, le dico di no, che non è automatico. Credo che molte persone faranno il vaccino con l'idea che non lo stanno facendo per se stessi, ma per gli altri, per la collettività. Il problema però è che questa idea si basa sulla capacità del vaccino di prevenire l'infezione e fermare la trasmissione del virus. Potrebbe essere, ma al momento semplicemente non sappiamo se sarà così. Queste domande potrebbero rimanere senza risposta anche in futuro, perché con le campagne di vaccinazione avviate c'è il rischio di non avere più i dati di controllo del gruppo placebo. Ora che lo studio è completo, io voglio il vaccino. Mi faranno altri esami e se ero nel gruppo placebo, mi daranno subito il vaccino, perché i volontari possono saltare la coda. Se perdiamo il gruppo placebo, perderemo la possibilità di verificare sul lungo periodo il vaccino in termini di efficacia ed eventi avversi. Ciò di cui noi adesso abbiamo bisogno è un programma di farmacovigilanza molto forte. La farmacovigilanza è lo studio che le autorità sanitarie fanno sui farmaci dopo averli immessi in commercio. Ma l'AIFA, l'agenzia italiana, questo studio sugli asintomatici non lo sta facendo. Si capirà anche se il vaccino prevenne i casi asintomatici? Sì, no, questo per studiarlo dobbiamo tornare a fare i tamponi e non penso che metteremo su un sistema di verifica coi tamponi sui vaccinati. In attesa di nuove ricerche realizzate dalle aziende che ci dicano se il vaccino impedisca non solo di ammalarsi ma anche di infettarsi in assenza di sintomi, sugli asintomatici sono disponibili per ora solo dati molto parziali ricavati all'interno dei trial di Moderna, come ci rivela la commissaria dell'FDA Chatterjee. Oltre ai casi positivi, hanno cercato gli asintomatici in un gruppo ristretto di volontari. Ne hanno trovati 38 fra chi ha ricevuto il placebo e di meno 14 fra chi ha ricevuto il vaccino. Sono numeri molto piccoli, ma sembra che ci sia comunque una certa protezione. Così però la percentuale di efficacia sarebbe molto più bassa del 95%. Sì, se fate i calcoli è così. Insomma, se i trial avessero cercato anche gli asintomatici, il risultato di efficacia sarebbe stato inferiore rispetto al 95% dichiarato trionfalmente dall'azienda a novembre. Neppure l'EMA, l'agenzia europea che ha il compito di approvare i vaccini, ha chiesto di fare i tamponi a tutti i volontari. Beh, come prima fase era importante sapere se avevamo uno strumento per proteggerci e diventare immuni o no. Sarebbe bastato fare ogni settimana un tampone a tutti i partecipanti al trial. Parliamo di un virus che per l'80% dei casi è asintomatico, quindi giustamente ha centrato uno, ma non è possibile proprio farlo, perlomeno allunga i tempi in maniera mostruosa. Quindi nulla esclude che io possa infettarmi col virus e a mia volta trasmetterlo. Nulla esclude, è giusto.
ma in questo momento non abbiamo questa risposta. E non era possibile andare a cercare questa informazione nel trial? Era tecnicamente impossibile? Col senno del poi, forse sì, ma col senno del poi siamo tutti campioni del mondo. Ma in base a quali criteri è stato scelto di fare una tipologia di trial rispetto all'altra? Quando si è trattato di stabilire come strutturare i trial, il regolatore ha dato due opzioni alle aziende: provare una riduzione dell'infezione dal Covid o una riduzione dalla malattia del Covid. Tutte le compagnie hanno scelto la seconda. Perché hanno fatto questa scelta? Beh, per una risposta ufficiale dovreste chiedere alle aziende. La risposta l'ha già data il capo del Dipartimento Medico di Moderna, Tal Zaks, in una dichiarazione rilasciata al British Medical Journal. È una questione di tempo e ovviamente di soldi. I nostri test non dimostreranno la prevenzione della trasmissione, perché per farlo dovresti fare tamponi due volte alla settimana a un sacco di gente per un lungo periodo. E questo sarebbe insostenibile. Stiamo parlando già di un trial piuttosto grande, da 30.000 persone. Se volete un trial da 300.000 persone, bisogna chiedere a chi ci mette i soldi, perché ce ne vogliono 10 volte di più. Moderna è stata finanziata con 1,9 miliardi di dollari dal governo americano, mentre BioNTech ha ricevuto 300 milioni di euro da quello tedesco. Come sono stati spesi questi soldi? Quello che mi dà molto fastidio è che l'Unione Europea abbia dato così tanti soldi, miliardi di euro, all'industria farmaceutica senza nemmeno chiedere trasparenza su quanto costasse cosa. Per il vaccino della Pfizer è uscito che pagheremmo a dose 15,50 euro. Il prezzo garantirebbe alla Pfizer delle entrate di più o meno 20 miliardi per l'anno prossimo. L'annuncio di un'efficacia sui sintomatici del 95%, avvenuto il 9 novembre, ha prodotto ulteriori guadagni finanziari per le case farmaceutiche. Pfizer è salita fino al 15%, poi ha chiuso a più 8%. BioNTech è salita del 14%. Una cosa interessante da notare è che il titolo Pfizer in realtà poi è tornato ai valori pre-annuncio nel giro di una settimana. Allora, il 9 novembre il CEO di Pfizer, Albert Bourla, vende quasi il 60% delle sue partecipazioni in Pfizer per un totale di 5,6 milioni di dollari. Anche i dirigenti di Moderna hanno venduto i loro pacchetti azionari e hanno avuto il loro bello incasso, 284 milioni di dollari. Solamente il CEO Stéphane Bancel ha incassato 81 milioni di dollari. Ecco, Moderna e Pfizer hanno incassato per sviluppare la ricerca e la produzione miliardi di dollari, tuttavia non ci hanno dato le risposte a delle domande importanti. Tutti gli scienziati del mondo hanno identificato la pericolosità di questo virus nella sua capacità di trasmettersi anche attraverso gli asintomatici, che sono l'80%, ma non hanno raccolto dei dati su questo aspetto. Ecco, e questo provoca un rischio, cioè che si vaccina convinto di proteggere oltre che se stesso, soprattutto le persone più fragili, e questo invece non sappiamo se avviene. Quindi è consigliabile, anche se si è fatto il vaccino, di continuare ad utilizzare le mascherine e mantenere il distanziamento sociale. Se non abbiamo però delle risposte sulla trasmettibilità del contagio da parte di chi si è vaccinato, c'è un perché. La risposta ce l'ha data il responsabile del Dipartimento Medico di Moderna, Tal Zaks. I nostri test, dice, non dimostreranno la prevenzione dalla trasmissione, perché per farlo bisognerebbe fare due tamponi. Insomma, abbiamo capito che avrebbero dovuto spendere di più e forse far passare un po' più di tempo. Evidentemente non gli bastano i soldi che hanno incassato fino adesso e quelli che incasseranno in futuro. E ora gli EMA-Lix, documenti riservati che testimoniano il braccio di ferro tra governi, EMA, agenzia del farmaco, e le case farmaceutiche per approvare il vaccino. Per approvare un vaccino ci possono volere anche 10 anni, ma questa è una situazione unica. Dovevamo bilanciare due esigenze: la sicurezza, ma anche la necessità di avere un vaccino.
perché tanta gente sta morendo, qui negli Stati Uniti come da voi in Italia. Mai prima del Covid un vaccino era stato scoperto e approvato in così breve tempo, 11 mesi. In Europa l'approvazione è compito dell'agenzia EMA, che è indipendente dalla politica. Ma come dice il mediatore europeo, le pressioni ci sono state. L'EMA non ha mai dovuto affrontare una sfida così dura. C'è una grande pressione affinché l'approvazione sia data rapidamente. Pressioni da chi? Beh, tutti possono sentire la pressione politica che c'è. Ma secondo Guido Rasi, microbiologo a Roma 3 e fino allo scorso novembre direttore generale dell'EMA, l'agenzia sarebbe impermeabile alle pressioni della politica. All'EMA non gliene può importare di meno. E l'ha visto, dai risultati. L'EMA non ci casca, ma gli stati ci provano. Ci prova. Ma le faccio un esempio. Mi telefona il ministro o il capo di un'agenzia per conto del ministro e mi dice: cosa si può fare? È chiaro che c'è una grossa pressione emotiva lì dietro. Negli USA Trump è stato duramente criticato per le sue pressioni nei confronti dei regolatori. Ma in Europa è andata molto diversamente? Report, insieme al collettivo di giornalismo investigativo Behind the Pledge, è in grado di svelare i documenti segreti dell'EMA Leaks. In alcune mail interne il numero 2 dell'EMA, Noel Vation, commenta le pressioni subite dalla commissione per accelerare l'autorizzazione. Atmosfera tesa, a tratti sgradevole. Ci ha dato un assaggio di cosa l'EMA si può aspettare se tradirà le aspettative. Almeno ora sia chiaro quello che non sarebbe accettato dalla commissione. Un ritardo di diverse settimane rispetto all'autorizzazione dell'FDA americana o dell'autorità britannica. Proprio il 19 novembre, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva rilasciato questa dichiarazione. Un'autorizzazione per BioNTech e Moderna potrebbe arrivare nella seconda metà di dicembre. Questa dichiarazione irrita i dirigenti dell'Agenzia del Farmaco, impegnati nelle verifiche. Ora, lei ha identificato due vaccini che potrebbero essere approvati prima della fine dell'anno, mentre ci sono ancora problemi con entrambi. Ora dobbiamo capire se tutto questo può essere risolto in tempo, senza compromettere la solidità del processo di approvazione. E delle pressioni della Commissione UE in quelle settimane ci parla ancora più esplicitamente una dirigente dell'Agenzia Europea del Farmaco. Avevamo un incontro settimanale con la Commissione. Ci chiedevano di velocizzare. Si sbagliavano. Perché noi dovevamo verificare la qualità della produzione delle dosi per 500 milioni di persone, in modo che ogni fiala dalla Finlandia a Cipro avesse le stesse caratteristiche. Meglio ritardare 20 giorni rispetto all'FDA che correre rischi. Il problema erano gli stati membri, Francia, Danimarca, Spagna e Ungheria, che minacciavano di autorizzare in autonomia il vaccino. La Commissione subiva la loro pressione e la scaricava su di noi. La Commissione, cioè, chiede di velocizzare il più possibile la decisione finale o gli Stati potrebbero scavalcare l'agenzia. L'EMA è preoccupata, non vuole essere esautorata, anche perché in quelle settimane così concitate sono in corso verifiche delicate e minuziose. In una mail del 23 novembre, i tecnici dell'EMA evidenziano un problema nella produzione Pfizer. Una differenza significativa nella percentuale di integrità dell'mRNA è stata osservata tra i lotti dei test, 78%, e i lotti commerciali, 55%. Impatto. Le potenziali conseguenze della perdita di integrità, sia in termini di sicurezza che di efficacia, deve ancora essere definita. Se questo sarà o meno un motivo di stop, dipenderà dalla rilevanza di queste osservazioni. Il problema era nato nel passaggio alla produzione di massa. Eravamo pronti a chiedere un nuovo studio e nuovi dati su questo problema, ma sarebbero passati almeno altri 2 mesi. Cosa si intuisce? Che l'EMA, pressata da una parte dai governi che gli chiedevano di fare più in fretta e dalle case farmaceutiche, ha mantenuto la schiena dritta, ha subito delle pressioni anche quando Pfizer aveva presentato una serie di lotti di vaccino da destinarsi al commercio con una qualità più bassa rispetto a quelli con cui aveva fatto i test. Pfizer ci scrive che comunque il problema, ci assicurano tutti, sia EMA che Pfizer, è stato risolto. Inoltre Pfizer ci scrive che tutti i lotti sono testati da un laboratorio
indipendente e che addirittura il vaccino è testato ben due volte prima di essere messo in commercio. Nel corso della nostra inchiesta il nostro Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale hanno anche raccolto informazioni sulla strategia di quel furbacchione di CEO di Pfizer, Burla, che giocava un po' su due tavoli, no? Andava da EMA e gli diceva: guarda che c'è l'FDA che sta per approvare il nostro vaccino, e viceversa. Forse aveva fretta di far approvare il vaccino per andare in borsa e capitalizzare dalla vendita delle sue azioni. Poi che cosa è successo? Che ora dobbiamo aspettare i vaccini promessi da Pfizer. Questo perché avevamo puntato sul cavallo che è più in ritardo: AstraZeneca, il vaccino fatto dall'Università di Oxford in collaborazione con l'RBM di Pomezia del nostro Pietro Di Lorenzo, di cui abbiamo anche già parlato, ha il pregio di costare meno, 6 euro il trattamento completo circa rispetto ai 30 della Pfizer, però è in attesa ancora di approvazione, perché bisogna fare chiarezza su alcuni dati. Intanto ha testato poco gli over 70 anni, solo il 4%, poi ha subito uno stop da parte dell'FDA negli Stati Uniti perché vogliono vederci chiaro su come sono stati condotti i trial, e vogliono vederci chiaro soprattutto sull'utilizzo della seconda dose, quella che completa il trattamento. Secondo AstraZeneca basterebbe una mezza dose, se ne sono accorti per errore, perché hanno iniettato sui volontari un quantitativo minore di vaccino. E però è in attesa di approvazione. Tuttavia hanno già annunciato che consegneranno il 60% in meno di prodotto rispetto a quanto stabilito. Abbiamo capito che tutti hanno venduto la pelle dell'orso prima di averlo catturato, e sia Conte che Arcuri hanno minacciato azioni legali nei confronti delle case farmaceutiche, però bisogna vedere se la spunteranno, perché bisognerebbe andare a vedere dentro i contratti. Ora ne hanno pubblicato uno solo, quello di CureVac, però pubblicato si fa per dire, perché come potete vedere è pieno di omissis. E comunque c'è una parte che è interessante, riguarda proprio la tempistica della consegna dei vaccini. C'è un punto dove viene scritto: le parti riconoscono che c'è il rischio che la tempistica per l'aumento della produzione possa subire un ritardo. Ecco, se la cavano semplicemente informando del ritardo e stabilendo una nuova scadenza. Ecco, se fossero così tutti i contratti, crediamo che probabilmente le azioni legali di Arcuri e Conte non andranno a buon fine. Però per saperlo bisognerebbe pubblicarli, massima trasparenza, invece sono ancora tutti segretati. L'unica cosa che sappiamo è che se ci dovessero essere delle reazioni avverse, i danni li pagheranno gli stati. Ecco, insomma, paga pantalone come al solito. E ora altri documenti inediti riguardano i verbali della task force di governo, dove emerge un'imbarazzante sottovalutazione della pericolosità del virus.